Aeroporto di Verona in espansione, direi molto importante in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina. Ecco, cosa possiamo dire del progetto Romeo che si dovrebbe concludere a fine 2025? Assolutamente sì, un progetto che si finirà entro il 2025. Ci sarà un ampliamento di oltre 12.000 metri quadrati con la ristrutturazione di altrettanti metri quadrati. Ci darà un aeroporto decisamente molto più bello, molto più ampio, e cui anche l'esperienza dei passeggeri sarà decisamente migliore e all'altezza anche di una città come Verona. Ecco, appunto, un aeroporto che proietterà in un certo senso Verona davvero nel futuro. Assolutamente, anche le tecnologie applicate, è un aeroporto attento al risparmio energetico, all'attenzione al riciclo dei materiali, una scelta green che è condivisa da tutto il gruppo e che quindi trova in questo aeroporto, credo che sia un po' lo stato dell'arte della progettazione in campo aeroportuale al giorno d'oggi. Cosa vi aspettate anche in vista delle Olimpiadi, che ovviamente porteranno tantissima gente, non solo tra Milano e Cortina, ma ovviamente anche a Verona per la cerimonia di apertura? Ci aspettiamo naturalmente molte persone, che tutte sappiano apprezzare, che tutto il territorio ci supporti in questa grande sfida, che non è l'aeroporto della Catullo, ma l'aeroporto di tutti i veronesi, di tutta la provincia. Quindi ci aspettiamo un insieme corale spinto verso le Olimpiadi del 2026.